quando è nato tutto? Cosa ti ha dato la scintilla? Allora, diciamo, io sono una baby DJ, nel senso, suonare effettivamente sono 3 anni che suono. La scintilla, diciamo, è partita 4 anni fa con un progetto fallito, nel senso dovevamo con alcuni amici creare un collettivo che poi non è mai partito e in teoria avremmo dovuto avere un programma radio, su una web radio, io avrei dovuto curare la musica e quindi ho cominciato a scaricare il mondo. Chili di musica e il progetto poi non partì mai. A me questa cosa mi è rimasta, insomma, questo progetto non finito, mai partito, mi dispiaceva quindi non farne niente. E grazie a un'amica che aveva uno studio con una console che mi diceva sempre: vieni, scarica la musica, metti la chiavetta e suona. È iniziato poi tutto così per caso. E come sono andata lì un giorno e ho suonato, non ho più smesso. Perfetto, quindi c'è stato, diciamo, anche il fatto, no, di scaricare tonnellate di musica. Ti ha anche intanto, penso, influenzato e dato un po' uno spot su un po' tutti i range musicali. Esatto. E poi a farti ancora di più appassionare e dare questa voglia di ricerca, no? Immagino, perché poi Esattamente. uno ascoltando canzoni via via si appassiona di più. Di come nasce la selezione, quindi, che fai dei tuoi brani, quindi su queste tonnellate di tracce, come vivi il tuo set? Allora, io ho iniziato suonando solo musica trap. Perché era la musica che ascoltavo, per anni ho ascoltato solo trap. C'è stato poi un allontanamento forzato per via un po' dei testi e di quello che promuove purtroppo questa musica, che mi ha portato quindi a esplorare altro. E devo dire, è partito tutto molto da ascoltare i miei amici, magari i mixini o le playlist che avevano su Spotify o cercarli su Bandcamp direttamente, quindi influenzandomi attraverso loro. Poi comunque ho trovato il mio. Ho sicuramente un suono che è mio, che è riconoscibile, ma devo dire che magari sarà anche che sono relativamente poco tempo che suono, ogni 2 o 3 mesi cambio completamente. Perfetto, quindi mai siamo Sempre. vinta di una strada e poi Sì, e cambi poi altre, un perché giorno mi scopri sveglio, altro. esatto, se sento roba nuova, oddio, voglio E come questo. pensi sia, diciamo, il bottone che unisce questa tua voglia però di cambiare sempre, ma ha la possibilità poi di rendere tuo un flusso, no? Quindi avere, come hai detto te, essere conosciuta per quello, no? Perché cambiando tanto poi uno dice si va a desnaturare, no? Non che sia Esatto, sbagliato, sì. però come unisci, come controlli questi due aspetti? Allora, credo che sia una cosa che mi viene abbastanza naturale, nel senso anch'io nell'ultimo anno soprattutto ho avuto la paura appunto magari di snaturarmi, di seguire magari quello che pensavo che nel club dove andavo, dove suonavo, quello che pensavo che avrebbero voluto sentire, eccetera. Però mi rendo conto sia per un mio feedback personale che quello che mi arrivano dalle persone che evidentemente in un modo o in un altro il mio suono è uno e quello e si riconosce. A priori di ciò che puoi Del scegliere. genere, cioè, rientro sempre, cioè, me lo dicono sempre quando stai suonando se si sente che Se sono sei. fuori non so chi è. Sento, dico, E e questo, diciamo, è un tassello importante e che averlo messo, diciamo, anche abbastanza, non velocemente, perché comunque metto 3 anni, però è un bel traguardo, secondo sì. me, che forse io non sono DJ, quindi magari non lo posso sapere, però è un bel complimento, secondo me, per uno che suona e si adatta tanto da poco, Molto. no? Come ti vivi l'esperienza con le altre persone, quindi quando vai a metterti a nudo ad altre, perché finché selezioni, finché studi per conto tuo, poi come la metti in pratica, come la vivi? Allora, io faccio parte di un collettivo adesso che si chiama Pink Sound Sisters e devo dire nell'ultimo annetto, da quando è scoppiata, insomma, la cosa del nostro collettivo, sto suonando particolarmente con loro, cosa che è più facile perché le persone sanno cosa aspettarsi, sanno che vengono alla nostra serata, sanno qual è il nostro suono e quindi mi sento molto più a mio agio anche di sperimentare. So che ci sono quelle 15 persone fedeli che vengono sempre, che lo sanno e che sono felici nonostante E quindi diciamo tutto. comunque sai che suoni per loro, quindi sei comunque presa Esatto. bene. Quando devo andare a suonare invece appunto fuori dal collettivo, in altri club, in altre situazioni, devo dire che ho sempre un po' d'ansia. Non ho magari ansia di suonare male o di sbagliare, ma c'ho 10 minuti prima che penso sempre,
Oddio, gli piacerà. Se non piace, esatto, ok. Poi fortunatamente io appena, fortunatamente e anche sfortunatamente, appena apriamo play mi scordo di tutti, cioè non vedo Ok. nessuno, non sento nessuno e faccio Quindi diciamo entri mio. molto in una tua bolla. Sì. E come hai vissuto? Prima mi dicevi che appunto ascoltavi trap e suonavi solo trap, no? E come hai fatto questo, diciamo, switch o comunque quest'idea, no, di dover, anche per bisogno, no, dover suonare anche altro? Allora perché da un momento all'altro mi sono resa conto dei testi delle canzoni che ascoltavo e non si poteva fare fondamentalmente. Soprattutto facendo parte di un collettivo transfemminista non potevo promuovere questo genere, questo stile di vita. Erano due, esatto, erano due cose, magari Che non potevano non combaciava più, esatto. assolutamente. Quindi mi sono messa e ho preso tutta la trap e l'hip hop che avevo e l'ho ascoltata tutta, parola Ok. per parola. Ho eliminato tutto quello che non potevo tenere, sono rimasta con due Mega gigabyte di selezione, musica. filtraggio incredibile, ok. È Però stata quindi un po' una cosa rimanendo, però è sofferta. sempre comunque, ovviamente, se hai sentito, rimane Sì, sempre un come flusso. posso, cioè si sente la mia, cioè La natura è tuttora quella. è quella, cioè la musica Ok. comunque che a me piace è quella, non c'è niente da fare. È stata un po' una fatica, una sofferenza distaccarmi da tutta, boh, una serie di cantanti, di gruppi, eccetera. Però anche nella trap credo adesso di essere riuscita a trovare anche lì il mio suono e quello che so che Certo. posso suonare e che sono contenta. Perfetto, e quindi questa è sicuramente una bellissima iniziativa anche per appunto associarti, no, all'idea del gruppo. Sì. E hai altre iniziative che svolgi inerenti sempre a questo? Guarda, cioè, intendi altre iniziative, altri Sì, nel progetti? senso come ti vivi anche appunto l'ideologia del gruppo, ecco. Allora, devo dire che questo collettivo mi prende il 99% del mio tempo. Ok. Siamo partite subito affiatatissime, siamo già una famiglia molto, molto stretta. Devo dire gli ideali del gruppo, che già all'inizio condividevo, comunque adesso andando avanti insieme li sento sempre più miei. Sento di star facendo un percorso tanto quanto lo stanno facendo le altre persone dentro il collettivo con me. Ok, Non è sempre facile. possiamo dire, quando è venuta questa unione da quello che mi hai detto all'inizio, mi hai detto, avevi iniziato perché volevi fare questo programma radio, Sì. no? Può essere hai trovato il tuo programma radio adesso, quindi Assolutamente. aver chiuso il cerchio di cui avevi iniziato inizialmente, quindi una radio comunque Assolutamente. parli a più Sì, persone delle vostre ideologie. sì, sì. Sì. Assolutamente, anche perché il progetto che doveva partire e poi non è mai partito era un po' una cosa forzata appunto da parte di un gruppo di persone che purtroppo Firenze non c'è molto No. fermento e sentivamo tutti bisogno di fare qualcosa nonostante non condividessimo in realtà gli ideali su quello che pensavamo che era una festa, su Ok. quello che volevamo portare, eccetera. Quindi bene che non sia partito, però adesso sento con le Pink Sound Sisters, sento che non ce l'abbiamo il programma radio, ma la nostra voce Ok. per dire quello che vogliamo La dire sentono. c'è. Ok. Questo è veramente bello e sono contento che un gruppo così possa prendere sempre più, diciamo, spazio, anche perché come dicevete qui a Firenze, comunque non è semplice e non è mai anche semplice avere il coraggio di iniziare e portare comunque avanti, nonostante le difficoltà, nonostante le varie cose ogni giorno si sentono e escono. Quindi, insomma, questo ti fa sicuramente grato. E io ti ringrazio, spero che qui sia stato tutto tranquillo. Fantastico, devo dire che sono andata un'ora, mi sono sembrati 5 minuti di Ok. sorpresa, mancavano 5 minuti e ho detto, Sei oddio. uscita dalla bolla, hai visto? Sì, quindi è Ok. stato Quando bellissimo. vuoi, puoi tornare, noi siamo qua. Grazie mille. Grazie.